L'esperimento che andremo a presentare nasce dalla volontà di dimostrare la correttezza di un problema tratto dal nostro libro di testo che non ci convinceva. Il problema ci mostrava due pesi di uguale valore collegati ai due estremi di un dinamometro tramite due carrucole, come potete vedere in figura. Chiedeva di stabilire la misura indicata dal dinamometro. Dalla discussione effettuata in classe è emerso che la misura potrebbe dare tre possibili risultati. La prima ipotesi, la somma dei due pesi. La seconda, quella del peso direttamente collegato alla molla. E la terza, zero, perché il sistema è in equilibrio in accordo con le leggi della dinamica. Il risultato del libro coincide con la seconda ipotesi, ma molti di noi non erano convinti. Quindi, per verificare quale delle tre ipotesi fosse corretta, abbiamo deciso di realizzare un esperimento. Per la realizzazione dell'esperimento occorrono tre sostegni metallici, due dei quali all'apice hanno montato una carrucola e un filo di cotone. Due portapesetti con 10 pesetti ciascuno, con massa tarata da 10 grammi. Due dinamometri, noi scegliamo quello avente sensibilità maggiore, ossia 2 newton di portata e 0,02 newton di sensibilità. La prima cosa si taglia il dinamometro in orizzontale. Poi si lega un'estremità del filo al portapesetti e, facendolo passare per la carrucola, si lega un'estremità del dinamometro. Si aggiunge un uguale numero di pesetti a destra e a sinistra in modo che la massa complessiva sia uguale da entrambe le parti. Successivamente si prende nota del valore segnato dal dinamometro. In questo caso è un newton. Si ripete la prova varie volte, variando il numero di pesetti, mantenendoli però sempre il numero uguale a destra e a sinistra. Si confrontano le misure ottenute con un dinamometro posto in verticale. Anche la seconda misurazione risulta un newton. Dal dinamometro è la forza peso direttamente collegata alla molla, perché essendo un sistema in equilibrio questo forza peso va ad allungare la parte non vincolata. Abbiamo inoltre verificato che anche cambiando il valore delle coppie di masse l'effetto non cambia. In conclusione, il libro aveva ragione.